Ehi, ma questo è il mio canale e anche questo è il mio canale. Insomma, bentornati sul mio canale. Qui continuiamo a parlare di millennials e investimenti e visto che alla fine non ho ancora capito se sono in ritardo con i miei 30 anni, oggi ho chiamato un ragazzo di 20 per farmi dire da lui cosa ne pensa. Ciao Nicolas, grazie di aver accettato il mio invito per parlare di investimenti. Ciao Simo, grazie a te, piacere. Io ti ho chiamato in quanto anche tu rientri nella definizione di millennials, anche se in realtà un po' al limite. Infatti tu di che anno sei? Io 99, Simo, quindi sì, ecco. Effettivamente sì. Sei borderline, infatti la definizione di millennials dice metà degli anni 80, fine dei 90 e tu sei lì sul bordo. Per un pelo, diciamo, per esatto. Un pelo. Esatto. Noi, pur essendo nella stessa generazione, almeno secondo questa definizione dei media, abbiamo in realtà prospettive di investimento abbastanza diverse. Io nel mio video precedente parlavo della mia paura di essere in ritardo per quanto riguarda iniziare a metter via i soldi, far lavorare il capitale per noi, eccetera. Anche se poi, come hai visto, con cifre piccole la differenza in questo lasso di tempo è irrisoria. Quindi la prima domanda è, guardando i tuoi video ho visto che tu hai una teoria molto interessante su questo aspetto. Vuoi riassumerla qua? Cerco di essere il più sintetico possibile perché spesso inizio a parlare e finisco il giorno dopo. 2 hours later. Insomma, qualcosa che ho ripreso da formatori e persone che seguo per quanto riguarda il mondo investimenti, business, eccetera, eccetera. Secondo me l'idea di investire poco guadagnando una cifra bassa, quindi se io ho un cash flow basso mensile, se mi entrano pochi soldi al mese, è molto più intelligente finanziariamente reinvestire in se stessi, quindi l'investimento va fatto in se stessi inizialmente, almeno dal punto di vista mio. Se guadagno 1000 non va bene se voglio diventare ricco, libero finanziariamente, non diventerò mai libero finanziariamente in alcun modo. L'unico modo per diventare libero finanziariamente se guadagno 1000 euro al mese è investire tutti i soldi che posso mettere da parte in me stesso, crearmi nuove attività, nuove entrate che aumentino e si vada dai quei 1000 al mese a 5000, 10000, 30000, è possibile, sono numeri che esistono al mondo d'oggi. E da lì in poi iniziare a mettere da parte, però a quel punto l'interesse composto su molti più soldi sarà enormemente più grande e interessante assolutamente rispetto a mettere da parte 200 euro al mese e sperarci di fare qualcosa. Non serviranno a nulla, è un'illusione, è un modo divertente per parlare di investimenti quando in verità non ha senso, ok? Cioè la finanza si fa su numeri più grandi, come fare trading con 5 euro e sperare di diventare milionari, non è la via giusta. Ok, ottimo. Allora, facciamo insieme un ragionamento pratico, visto che il tuo canale si chiama anche Business Pratico. Tra l'altro andate a trovarlo, iscrivetevi, eccetera. Grazie, sì. Grazie dello spam. Un lavoratore in media che prende 1200 euro, spende, ipotizziamo, 700 e mette via 500. E già sarebbe tanto, eh? E già sarebbe un'ottima cosa, perché una famiglia media ha molte più spese. Non ce la farebbe con 700, però... Assolutamente. Quindi il discorso che dici tu è, se anche riesce a mettere via questa somma, quanto farebbe all'anno? E se invece li investe in libri, formazione, eccetera, e il suo guadagno passa a 3000 euro al mese e ha sempre 700-800 euro di spese, come dici tu, è ovvio le cose che cambiano. Esatto, i soldi che riesce a investire sarebbero ben altri. A tal proposito volevo chiedere, a tal proposito fa molto più 30 anni che 20 anni comunque, volevo chiedere... No, anche ogni tanto mi impegno a parlare come uno che sa quello che dice, anche se non so se lo dimostro, ma ci provo almeno. Va bene, e volevo chiederti appunto, se tu ti trovassi così per magia 10.000 euro adesso sul conto in più rispetto ai tuoi, tu quindi li investiresti in cose tipo mercato azionario, eccetera, o li terresti lì? Cioè, cosa ci faresti? Guarda, Simo, io ho appena finito una consulenza da studente, prima di fare questo video assieme a te, e parlavamo proprio di un nuovo business che ho intrapreso, e si sta parlando di fare dei investimenti per avviare questo nuovo business, e si parlava dai 2500 euro oppure 5000 euro come le due opzioni per partire al meglio con l'investimento iniziale, oltre alla formazione che ho già speso 2000 euro, ma quelli li lasciamo da parte perché è una cosa che viene prima. Io, se avessi 10.000 euro ora in più, farei subito due di quegli investimenti da 5000 euro che mi permetterebbero di crearmi un asset
anche abbastanza lungimirante e che porta un cash flow molto interessante con una società che ho aperto da poco. Assolutamente non metterei quei soldi nel mercato azionario. Poi ovviamente ci sta magari dire ok, guarda, ho 20.000 euro, non li toccherò mai per il business eccetera eccetera, li metto in un mercato azionario e li lascio lì senza che li possa toccare, così siamo sicuri che non li spendo. Ok, però devono essercene almeno altrettanti da poter far lavorare, da poter reinvestire quando serve, e far sì che aumenti il cash flow mensile. È sempre bene avere un equilibrio, secondo me, come in tutte le cose, quindi ci sta a investire qualcosina anche effettivamente fin da subito, volendo, se uno ha piacere a farlo, anche solo per imparare nel mercato azionario, peer-to-peer lending, quello che è. Però sì, magari per il fare focus deve test. Essere su... Esatto, però cioè, per me il focus è assolutamente... Nella mia testa, per esempio, arrivare a 30.000 euro al mese, quando netti, non di fatturato, quando sono a 30.000 euro al mese, io ho impostato un qualcosa che, se si ripete nel tempo, mi permette di risparmiare tanti tanti soldi e reinvestire, divenire libero finanziariamente. Non voglio divenire libero a 70 anni, voglio divenirlo a 30-35 anni, ok? Quindi se io ho questi obiettivi, l'unico modo per farlo è prima aumentare il mio cash flow e poi investire, non viceversa. E non con gli investimenti, chiarissimo. Esatto. È bello che tu questo lo voglia fare come ragionamento, mentre se io penso a quello che è il mio vissuto, l'ho fatto un pochino più inconscio, nel senso che quando io lavoravo un po' in giro, i primi lavoretti, vivevo con i miei e quindi riuscivo a mettervi un sacco di soldi. E a parte piccoli test che anch'io feci, ma giusto per curiosità, ho tenuto lì quei soldi e nel momento in cui c'è stato bisogno di aprire la mia attività, io avevo da parte dei soldi che mi hanno permesso di aprirla. Oggi quell'attività mi dà un cash flow, comunque un'entrata mensile, che è sicuramente maggiore rispetto a quella dei lavoretti, e quindi adesso io mi sono avvicinato a quello che è il mondo degli investimenti, perché sono delle cifre che, già arrivandoci io, facendo i miei calcoletti sui fogli anche, capisco che adesso possono avere magari una mole che vada a cambiare un pochino gli equilibri, mentre prima, come con l'esempio che abbiamo fatto del padre di famiglia che guadagna 1.200 ma la maggior parte li spende, non avrei potuto fare granché differenza, se non quell'extra mensile che ti permette di uscire a cena o fare qualcosina. Esatto. Quindi pagarsi la vacanza a fine anno, avendo fatto magari quei 500 euro in più, la vacanza con 500 euro non so manco che vacanza sia, però quella mini vacanza con 500 euro in più fatti all'anno, con dei investimenti su quei pochi soldi che effettivamente si possono investire, ok, io non voglio che i miei investimenti mi paghino una vacanzina, voglio che mi paghino la vita, ok? Quindi voglio, nel mio piano, ne parlerò anche presto nel canale, io almeno 10.000 euro al mese automatici li voglio, dovuti a investimenti che faccio. E per arrivare a quei numeri servono almeno un milione e mezzo di euro. Almeno un milione e mezzo di euro. Quindi per arrivare a quei numeri o guadagni di più o non ci arriverò mai. O tra 200 anni. Però so già come qual è più intelligente, sì, da proseguire per come obiettivo. La medicina stia facendo degli sviluppi nell'età media. Sì, non credo che ci si arriverà così facilmente. Va bene, quindi un po' il concetto... Tra l'altro, Simo, non ho definito una cosa che io... Nel mio piccolo ho fatto una cosa simile alla tua, cioè quando mi sono trovato in un punto di stallo dove guadagnavo una, tra virgolette, buona cifra per un ragazzo della mia età, quindi un stipendio abbastanza corposo di un normale dipendente, volevo proprio fare il salto, e l'unico modo che avevo per fare il salto, dato che avevo un blocco in quel momento, era dover investire per forza con delle consulenze eccetera eccetera, mettere assieme un ecosistema che mi permettesse di andare a livello successivo, e non avevo tanti soldi da parte, però tutti quei soldi che avevo guadagnato fino a quel momento non li avevo investiti in nulla, li avevo tenuti non lì, non erano bloccati, e in una botta sola 6.000 euro se ne sono andati proprio volando, però quell'investimento lì in consulenze eccetera eccetera per crearmi l'ecosistema, ad oggi mi è valso, cioè a un ROI che altro che 5-6% l'anno, cioè si parla numeri a 2-3 cifre di ritorno dell'investimento, ok? Quindi assolutamente. Bravo, complimenti. Quindi il concetto chiave è che in tenera età è giusto investire su noi stessi, avere magari una liquidità disponibile per fare dei progetti,
e va bene, quindi ci troviamo, quindi magari adesso anche cambio perché... la scritta qua sopra e metto in generale millennial. Esatto, esatto. Va bene, tu vuoi aggiungere qualcos'altro oltre a io a rinnovare il fatto di passare sul tuo canale per vedere un po' questi business alternativi che proponi? Guarda, ti ringrazio. Una cosa al volo. Vai. Io per quello che faccio attualmente ho contatti con molte molte persone quasi quotidianamente. Mi arrivano molte persone che gli chiedo: ok, che business hai intrapreso online? Prima chiedo se l'hanno mai fatto, mi dicono sì, e mi dicono il peer-to-peer lending, ho provato a investire in azioni. Ecco, il problema è proprio che spesso c'è bisogno di fare formazione anche in tal senso, cioè ben da definire qual è la differenza tra investimenti e business. Ok, che uno pensa differenza. Solo mettere dei esatto. soldi, spendere dei soldi e farlo online che sia tutto un calderone. Quando... esatto, okay. esatto, e non è così, è giusto che ci sia anche del chiarimento in tal senso, e auguro a ogni persona di informarsi al meglio. Anche nel tuo canale si trovano secondo me tante, cioè i vari video riescono a far trattare l'argomento sotto vari aspetti, può essere molto interessante farsi un'idea più chiara guardando i vari video, okay. cioè, spendo veramente tanto per la mia formazione, perché è quella che mi crea i miei risultati, e è quello che consiglio a chiunque: investite su voi stessi prima che sui vostri soldi. Bene, direi una chiusura perfetta, lasciamo con queste parole così ognuno riflette su questa cosa e poi farà le sue decisioni. Perfetto. Va bene? Io ti ringrazio Simo, grazie mille per avermi ospitato. Ci vediamo o di nuovo su questo canale o sul tuo. Insomma, assolutamente, non vedo l'ora. Certo. Va bene? Va bene. Grazie ciao mille, a tutti. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.